siamo? Sei troppo alto, non puoi... non posso fare così. Noé Reyes García, 5 partite e 5 vittorie, avete matato anche la Roma. Questo era il nostro obiettivo, vincere anche questa partita e così tutti là che vanno arrivando. Non era una partita facile, perché comunque la Roma è una buona squadra. L'avete affrontata all'inizio nel migliore dei modi. Io direi che fino all'infortunio della Olivieri avete giocato veramente bene. Poi appena siete rientrati in campo dopo qualche minuto di pausa avete balbettato un pochettino, potevate fare tanti gol in più, ma avete rischiato pure a un certo momento. Sì, loro hanno una squadra forte, avete visto il portiere, è una gran portiere, gioca alla nazionale spagnola, ho già giocato con lei a Cordoba in Spagna e è fortissima. E dopo è vero che dopo quello di Cristina, la fermata che abbiamo avuto nos ha portato un po' di tranquillità e non abbiamo stato come era al comincio. Però bueno, dopo abbiamo saputo arrivare bene alla fine e portare a casa la vittoria. Sì, è stato importante quando avete subito il gol, dopo il 2-0, il 2-1, invece di spaventarvi siete uscite ancora di più alla grande, avete fatto 3 gol di seguito. È la forza della squadra questa? Sì, dopo quando abbiamo visto 2-1 abbiamo visto che non vogliamo fare lo stesso che in Ternana, che avevamo 2-0 e non hanno fatto 2-2, quanto che abbiamo visto che loro hanno fatto il 2-1. Abbiamo saputo che dobbiamo andare a fare più gol per stare più tranquilla. Dopo 5 partite solamente 2 squadre sono rimaste a punteggio pieno, voi e la Lazio, che chi immaginava una cosa del genere ha indovinato appieno. Sarà una lotta a 2 o comunque anche le altre squadre che state battendo in questo campionato riusciranno ad avere uno spazio importante? No, come io già ho detto al comincio del campionato, ho detto che questo girone penso che è il più forte e fino alla fine va a combattere tutte le partite, non solo il Lazio e noi. C'è Montesilvano con una gran squadra, anche loro, anche l'Acquedotto, una buona squadra. Penso che Ternana, adesso arriva Jessichigna, se va a riponere e penso che va a essere difficile arrivare a far arrivare del tutto. Ok, Noé ha giocato 2 partite in cui stava male e hai fatto 3 gol. Che cosa succede se stai bene? Non lo so, però preferisco stare bene perché è stato tutta la settimana ferma a casa, a letto, con l'influenza e mi mancava la palla. Penso che per questo ho fatto una buona partita, perché aveva bisogno di prendere una palla. Avevi tanta voglia di giocare, insomma. Ricordiamo il risultato finale: AZ 5, Roma 2 e 2 gol di Noé. Un salutone. Grazie.